Siamo a Milano, casa del professor Giorgio Galli, che ha insegnato a lungo dottrine, storia delle dottrine, politiche all'Università di Milano. Professore emerito e uno dei maggiori studiosi e esperti di storia contemporanea. Lo ringraziamo innanzitutto per questo contributo Grazie a voi per l'invito. che ci dà nell'ambito delle nostre iniziative Arte e Cultura Villa Sormani e soprattutto nell'ambito dell'importante evento che è in corso il venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo presso la nostra Villa Sormani e la mostra Teatro sulla Grande Guerra. In questa occasione, per questa occasione, abbiamo chiesto al professor Galli un contributo su quello che molti storici, iniziando proprio da lui, hanno definito essere il periodo 1918-1945 come la seconda guerra dei 30 anni. 14-45. Esatto, 1914-1945 come la seconda guerra dei 30 anni. Come tutti sappiamo, la prima guerra dei 30 anni è stata una guerra devastante, uno dei conflitti più distruttivi e lunghi. Che attraverso una serie di conflitti armati hanno devastato l'Europa dal 1618 al 1648, è articolata in quattro fasi, principalmente la fase boema-palatina, svedese, francese e danese. Allora, la domanda che vorrei fare al professore per lasciare poi che ci racconti un attimino questa seconda guerra dei 30 anni, perché qual è il motivo dell'analogia con la prima guerra dei 30 anni? Il motivo dell'analogia, a parte la coincidenza temporale, 30 anni da una parte e 30 anni dall'altra, è che, come diceva, ha devastato l'Europa. La seconda guerra poi ha fatto anche venire meno il ruolo mondiale dell'Europa. Quindi le caratteristiche della seconda guerra dei 30 anni, da un lato, è che, secondo questa versione degli storici, è stata sostanzialmente una guerra per l'eredità dell'impero britannico in declino, contesa questa eredità tra Stati Uniti da una parte e Germania dall'altra, appunto nelle due fasi. La prima fase, quella detta Grande Guerra, 1914-1918, un lungo armistizio con tante guerre intermedie di vario tipo, dalla guerra italo-etiopica alla guerra civile spagnola, e poi la seconda fase dal 39 al 45. Quindi, motivo storico fondamentale, contesa per l'eredità dell'impero britannico tra Germania e Stati Uniti. Naturalmente questa guerra, con i suoi due decisivi interventi, la prima nell'aprile del 1917, e poi con l'attacco giapponese nel 1941, gli Stati Uniti hanno vinto questa cosa e hanno di fatto ereditato l'impero britannico, l'impero dei popoli di lingua inglese, per usare il titolo della celebre opera di Winston Churchill, che sembra sia stato il primo a usare l'espressione guerra dei 30 anni. Quindi, contesa, grande distruzione dell'Europa, devastata come non era più stata dal 1648, e anche, mentre la prima, altra analogia, mentre la prima guerra dei 30 anni era stata anche una guerra religiosa tra cattolici e protestanti nelle sue varie fasi, da quella boema a quella francese, la seconda guerra, quella 14-45, è stata pure una guerra ideologica tra una coalizione di potenze autoritarie, l'Italia fascista, la Germania nazionalsocialista e il Giappone dei samurai, da un lato, e dall'altro lato, nella guerra ideologica, una competizione tra democrazie rappresentative alleate all'Unione Sovietica, dall'altro. Quindi, due analogie: grande distruzione dell'Europa, forte contesa ideologica. Questa era la caratteristica della guerra dei 30 anni. Appunto, si può dire
la guerra fu vinta dagli Stati Uniti, emersi come superpotenza mondiale dopo le due fasi del conflitto. Però no, no. Quindi sembrava che la Germania fosse uscita definitivamente di scena come potenza mondiale, dopo i due tentativi di competizione, prima la Germania del Kaiser e poi la Germania di Hitler. Invece nel frattempo, dopo la rottura della coalizione tra democrazie occidentali, Stati Uniti e Inghilterra e Unione Sovietica, per la nuova contesa tra gli alleati occidentali e appunto l'Unione Sovietica, furono proprio gli Stati Uniti a rilanciare col piano Marshall e con gli investimenti in Europa la Germania. Quindi la Germania, distrutta come potenza mondiale con la seconda guerra dei 30 anni, così come era stata distrutta dalla prima, perché dopo la guerra dei 30 anni, conclusa dalla pace di Vestfalia, la Germania risultò divisa in circa 350 staterelli, quindi distrutta come soggetto politico. Così accade anche nella seconda guerra dei 30 anni. Un regista italiano che assunse la sua situazione in un bellissimo film, Roberto Rossellini, Germania anno zero. Questa Germania anno zero risorge proprio grazie all'aiuto americano in funzione antirussa e anticomunista, aprendo poi la fase attuale della quale appunto Germania e Stati Uniti tornano ad essere i protagonisti, oltre a che la seconda guerra dei 30 anni non è più soltanto una guerra europea, è la prima vera guerra mondiale nella quale si innesta anche la rivoluzione anticolonialista, che fa emergere nuovi soggetti politici, il principale dei quali è la Cina, in posizione minore ma importante l'India. Quindi, mentre l'Europa è distrutta, risorgerà poi con la Germania, la seconda guerra dei 30 anni fa sposta l'area prevalentemente dall'Europa a livello planetario, e quindi sulla scena abbiamo di nuovo, da un lato, i protagonisti della seconda guerra dei 30 anni, Stati Uniti e Germania, e dall'altro i principali soggetti della rivolta anticolonialista che si sviluppa proprio contemporaneamente alla seconda guerra dei 30 anni. E quindi abbiamo sulla scena mondiale, oltre alla Russia, Germania, Stati Uniti, anche l'India e la Cina. Questa è la situazione attuale che si può definire come il risultato finale della seconda guerra dei 30 anni. Benissimo. Quindi possiamo introdurre un tema, intanto possiamo annunciare che vorremmo fare a maggio o giugno una conferenza dove inviteremo il professor Galli. Grazie. Con alcune altre personalità, sia del mondo storico, accademico, storico e economico, per parlarci dell'attuale particolare situazione che si può ricollegare alla seconda guerra dei 30 anni, che potremmo definire la terza guerra mondiale, una guerra di natura economico-finanziaria che sta praticamente rivoluzionando gli assetti e gli equilibri geopolitici mondiali, e che si è innescata dopo la caduta del muro di Berlino, e che quindi è nel mondo, nella società globalizzata. Magari se ci dice due parole cosa ne pensa, ecco, di questa. Tra l'altro ci sono due date possibili. Abbiamo parlato poco dell'Italia, e effettivamente, anche se sulla nostra storia nazionale la partecipazione alle due fasi della guerra dei 30 anni ebbe forti conseguenze, però non ne abbiamo parlato. Ci sono due date che possono essere simbolicamente utili per ricordare anche la presenza italiana, perché l'Italia intervenne dopo, un anno dopo, ci sono delle analogie in entrambi i casi. Nella prima guerra, scoppiata nel 1914,
interviene il 24 maggio del 1915, cioè un anno dopo. E così anche nella seconda fase, la guerra scoppia nel settembre del 1939, ma l'Italia rientra soltanto il 10 giugno del 1940. Quindi due date possibili sarebbero attorno al 24 maggio e attorno al 10 giugno, dove l'Italia entra con un ruolo minore in questa grande competizione, appunto, tra le grandi potenze imperiali. E poi, naturalmente, da lì si può anche dire come siamo arrivati alla situazione attuale. Io ne ho già accennato. Gli Stati Uniti emergono come potenza mondiale. L'Unione Sovietica emerge dalla prima fase della guerra dei 30 anni. Senza la guerra 14-18 sarebbe stata impossibile la rivoluzione russa, il cui protagonista Lenin parla di questa guerra come il motore della storia. Quindi la Russia, che sembra travolta e sconfitta, riemerge non più zarista, ma dal punto di vista formale come Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste di ispirazione comunista. Quindi Stati Uniti e la nuova Russia. Contemporaneamente si innesta la rivoluzione anticolonialista, la Cina, che era una semicolonia da un secolo prima, da lì, quando l'Inghilterra aveva condizionata finanziariamente e politicamente con la guerra dell'oppio, attraverso una rivoluzione guidata dal Partito Comunista Cinese di Mao Zedong, riemerge come potenza mondiale la Repubblica Popolare Cinese, che adesso domina la Cina, fondata subito dopo la fine della seconda fase della guerra dei 30 anni nel 1949. E poi libera già colonia inglese, ottiene l'indipendenza l'India, dalla quale si divide la parte musulmana del subcontinente indiano, il Pakistan, e l'India è adesso una delle grandi potenze emergenti. Quindi la seconda guerra dei 30 anni ci dà questo mondo che sembrava bipolare, la guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e che dopo la fine con la vittoria americana, la caduta del muro di Berlino nel 1989, diventa un mondo non più bipolare ma pluripolare, con l'emergere delle nuove potenze già semicoloniali come la Cina o coloniali come l'India. È la competizione tra queste varie realtà, e l'Italia, che come era in una posizione secondaria nella prima e nella seconda guerra mondiale, nella quale entra un anno dopo il loro scoppio, così è in una posizione relativamente secondaria sia in Europa sia nella competizione planetaria, con tante ricadute anche in questi giorni. C'è questo dibattito secondaria, ma con un ruolo importante. Come ho detto prima, sia la prima che la seconda fase della seconda guerra dei 30 anni hanno avuto profonde ripercussioni nella storia italiana. Dopo la fase 14-18 nasce il fascismo, che condiziona la vita politica italiana in un importante ventennio. Dopo la seconda guerra mondiale, con l'aiuto degli Stati Uniti, c'è un forte rilancio economico, si parlerà di miracolo economico italiano, e adesso l'Italia è in una posizione abbastanza interessante, sia nei confronti dell'Europa, sia sulla scena mondiale, perché di questi giorni, per esempio, cosa accadrà dell'adesione italiana, che si sta vedendo adesso, e vedremo forse meglio gli sviluppi in maggio o in giugno, la cosiddetta via della seta, che sta trasformando la Cina in una potenza di rilievo mondiale. Io conosco dei colleghi americani storici e politologi che fino a qualche anno fa ritenevano che il XXI secolo sarebbe stato il secolo americano. Adesso cominciano a pensare e a temere che potrebbe essere il secolo cinese. Quindi, se ci incontreremo, vi ringrazio per l'invito, a maggio e giugno potremo partire da quella che è stata la seconda guerra dei 30 anni per vedere qual è l'assetto geopolitico attuale e quali prospettive presenta. Certo, e un'ultima domanda,
Come vede la posizione della Germania oggi in questo contesto e nei nuovi equilibri geopolitici che si stanno definendo? Userò quello che diceva attorno agli anni 20 un grande scrittore proprio tedesco, Thomas Mann, che credo che sia venuto, che non è stato solo un grande scrittore, un romanziere, una montagna incantata, ma è stato un attento osservatore politico e attorno agli anni 20, prima ancora dell'avvento del nazionalsocialismo in Germania, disse che noi in futuro vedremo o una Europa tedesca o una Germania europea. Credo che questo è o un'Europa tedesca o una Germania europea. Secondo me siamo in presenza di un'Europa tedesca, mentre l'avvenire potrebbe essere migliore se avessimo una Germania europea. Certo. La ringrazio, professore, di questo contributo. E sicuramente le vorrei dare appuntamento per questo bellissimo convegno che si ricollegherà all'argomento di cui abbiamo discusso oggi, ma che potrà essere uno spunto per capire meglio e per aprire sugli scenari. Vi ringrazio moltissimo e date i miei impegni nei prossimi mesi, forse sarebbe meglio il giugno. Perfetto. Lo terremo presente e a breve vedremo di contattarla e di organizzare questo splendido incontro. Intanto, grazie per il grazie a lei. E buona festa. Grazie.